Prima Guerra Mondiale. All'inizio del Novecento, tra gli Stati europei c'è molta tensione a causa di una serie di motivi tutti legati al desiderio di ciascuno di imporsi militarmente sugli Stati confinanti. Si parla del cosiddetto imperialismo, espansione coloniale, nazionalismo, lotta per il controllo del Mediterraneo e desiderio di occupare i territori della penisola balcanica grazie al vuoto di potere lasciato dalla crisi dell'impero ottomano. Questo scenario porta alla formazione della triplice alleanza Germania, impero austro-ungarico e Italia e della triplice intesa Francia, Inghilterra e Russia. Con il motivo occasionale dell'assassinio dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo, avvenuto a Sarajevo il 28 giugno 1914, l'Austria invia un ultimatum alla Serbia, imponendo condizioni che questa non riesce a soddisfare tutte. Scoppia così la Prima Guerra Mondiale, detta anche, per via delle sue dimensioni e del numero di paesi coinvolti, la Grande Guerra. Immediatamente la Germania dichiara guerra alla Russia e attacca la Francia invadendo il Belgio, che è uno stato neutrale, facendo così intervenire l'Inghilterra. Ciascuna nazione ritiene di doversi difendere da un'aggressione nemica e l'opinione pubblica è entusiasta di entrare in guerra. Favorevole è soprattutto la borghesia, ma in seguito lo saranno anche i socialisti e i sindacati. La Germania conta di sconfiggere rapidamente la Francia sul fronte occidentale, per affrontare poi la Russia sul fronte orientale. Ma i tedeschi vengono fermati dai francesi nella battaglia della Marna e la guerra diventa una guerra di posizione e di logoramento, che causa oltre 5 milioni di morti. Vengono utilizzati nuovi tipi di armi, più efficaci e più distruttivi, fucili a retrocarica, cannoni, mitragliatrici, bombe a gas, carri armati, aeroplani dirigibili e sottomarini. L'Italia, fino ad allora, è rimasta neutrale, poiché le potenze centrali, Germania e Austria-Ungheria, le hanno promesso il Trentino in cambio della neutralità. Ma le potenze dell'intesa, con il patto di Londra, le promettono il Sud Tirolo, Trento, Trieste e l'Istria e le isole della Dalmazia. Gli italiani sono divisi tra interventisti e neutralisti, ma il 24 maggio 1915 entrarono al fianco dell'intesa. Dopo una guerra di logoramento, nell'ottobre 1917 il fronte italiano viene sfondato a Caporetto e gli austriaci invadono il Veneto fino al Piave. In Russia intanto le condizioni della popolazione peggiorano, causando scioperi e manifestazioni contro la guerra, che portano alla rivoluzione, febbraio-ottobre 1917, al ritorno di Lenin dall'esilio e alla nascita di uno Stato socialista. La Russia firma così la pace con Germania ed Austria, pace di Brest-Litovsk, e perdendo i territori occidentali esce dalla guerra. Con l'uscita di scena della Russia, la Germania e l'Austria-Ungheria potrebbero impegnarsi esclusivamente sul fronte occidentale, ma sempre nel 1917 gli Stati Uniti, ricorda bene, gli Stati Uniti, che fino ad allora hanno sostenuto solo economicamente i paesi dell'intesa, entrano in guerra. L'intervento è causato dagli affondamenti dei mercantili americani diretti verso l'Inghilterra ad opera dei tedeschi. Gli Stati Uniti intervengono quando gli altri Stati europei sono ormai allo stremo e lo fanno non per ottenere nuovi territori, ma per realizzare 14 punti del programma del presidente Wilson, secondo cui ogni Stato deve essere guidato da un governo democratico. L'entrata in guerra degli Stati Uniti porta ad una svolta. L'Italia lancia la controffensiva di Vittorio Veneto e riconquista la parte settentrionale del Veneto, il Friuli e il Trentino, cancellando così la disfatta di Caporetto. La guerra termina rapidamente con l'armistizio dell'Austria e la proclamazione della Repubblica di Weimar in Germania. Alla conferenza di Parigi, la delegazione americana non riesce a far rispettare i 14 punti, in quanto gli inglesi, i francesi e gli italiani mirano ad ottenere il massimo vantaggio dalla vittoria e dall'annessione dei nuovi territori. L'Austria e la Germania vengono costrette quindi ad accettare le condizioni durissime imposte dagli stati vincitori, Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Italia.
La Germania perde molti territori ad est che vanno alla Polonia e quest'ultima divide la parte orientale da quella occidentale con il corridoio di Danzica, una striscia di terra che le dà accesso al Mar Baltico. La parte al confine con la Francia viene smilitarizzata e l'esercito tedesco viene ridotto a soli 100.000 uomini. L'impero austriaco viene smembrato e diviso in tre parti, Austria, Ungheria e Cecoslovacchia, mentre le province slave vanno a formare la Jugoslavia ed alcune regioni passano all'Italia. L'Italia ottenne Trento e Trieste, alcune regioni popolate da tedeschi, il Sud Tirolo, Alto Adige, da sloveni la Venezia Giulia e da croati l'Istria, ma nonostante ciò ritiene di aver ottenuto una vittoria mutilata. In conclusione, la pace raggiunta al termine della guerra non garantisce la risoluzione delle cause che hanno portato allo scoppio del conflitto. Dopo la guerra, una grave crisi colpisce in tutta l'Europa le industrie, perché il commercio si è ridotto, la povertà dilaga e perciò la gente non ha il denaro necessario per acquistare i prodotti industriali. La disoccupazione aumenta e i soldati tornati dal fronte si ritrovano senza lavoro. In Germania l'inflazione aumenta notevolmente. Ci sono per questo molte proteste, scioperi e manifestazioni in tutta Europa, continente completamente devastato dalle operazioni belliche.